Le probabilità di fotografare degli atleti di fama internazionale, essendo io un fotografo sportivo che lavora in questo ambito da vari anni, sono abbastanza alte. Però quelle di fotografarli ogni giorno sono abbastanza basse. E continuando a parlare di probabilità abbastanza basse, in un anno ci sono 365 giorni, che significa 8.760 ore circa, che significa 525.000 minuti. Indovinate quando ha deciso di crashare il mio computer? Salve amici e bentornati sul canale. Sfighe a parte, oggi vi porto in una giornata di scatti con il magnifico Jason Paul. Se non sapete chi è, vi faccio vedere un piccolo montaggio dello shooting di ieri. What up, huh? Say what up. This is the middle of the video. What do you think? Did we get one? This is fun. That's pretty dope. Sick, I like it. Yeah. Jason è l'atleta ufficiale nel freerunning per la Red Bull, per la GoPro e per qualche altro branduccio. Così. Ora, tralasciando il discorso Red Bull, che nel mondo del parkour e del freerunning è un discorso molto complicato e anche il mio rapporto con la Red Bull è abbastanza complicato, rimane il fatto che Jason è un atleta straordinario, straordinario, ed è stato un piacere saltare con lui e fotografarlo. In realtà lo conosco dal 2011, ci siamo incontrati in vari festival, eventi, manifestazioni, eccetera, eccetera, poi ci siamo persi un po' di vista finché non ho ricevuto questo messaggio. Ad ogni modo, per riassumere, Jason cercava un fotografo a Roma e ha messo una storia su Instagram e mi ha detto che dopo un giorno aveva più di 100 messaggi e tra questi c'era un messaggio di Claudio Ferrante, un mio amico, che gli ha fatto il mio nome. Grazie Claudio. Jason con calma si è andato a vedere tutti i profili di ogni fotografo che gli era stato consigliato, tutti i loro siti web e alla fine ha scelto me. E di questo ne sono abbastanza felice, soprattutto perché mi ha scelto grazie al mio progetto We Love Asphalt, sul quale lavoro da svariati anni. Va bene, ora raggiungiamo Jason per il secondo giorno di scatti. Andiamo. Ok, abbiamo cambiato completamente location e adesso sono qui con Jason. Hey! Hello! Nice to meet you! Ok, abbiamo anche un altro guest. Abbiamo qui il nostro carissimo... Bella, bella Gio. A tutti. Direttamente da Roma, un local, ok? Molto molto bravo. E intanto che loro si scaldano, vi racconto un pochino. C'è Jason che sta proponendo a Giorgio di fare delle foto nudo, perché Jason sta portando avanti un progetto molto molto figo in realtà, su il nudo nel parkour, ok? Jason, oltre ad essere un ottimo freerunner, è anche un bravo fotografo e sta portando avanti un progetto fotografico molto interessante. Io ho visto le sue fotografie e anche entusiasmante vedere l'animale uomo all'interno del suo habitat naturale odierno, cioè le città, spogliato dai suoi vestiti, ok? Cioè dalla sua protezione. Se volete sapere di più sul suo progetto e su questa foto in particolare, vi consiglio di seguire la sua pagina Instagram e il suo profilo YouTube, perché gli ho girato tutto il backstage di questa foto ed è abbastanza divertente. Quindi a breve lo pubblicherà. Chiusa la piccola parentesi, torniamo in campo. Jason adesso si scalderà, quindi abbiamo tempo di pensare a qualche bella inquadratura. Io già 3 o 4 ce l'ho già in mente, perché questo posto... insomma, lo bazzico parecchio. Woke up on the wrong side of the
back, come over to the right side. I was negative, you gotta look at the bright side. The heat on the block, no, I ain't white side. I was on the hill, now I'm chilling on the white side. You ain't gotta work, baby, I can change your lifestyle. Her, she had a leak, so I had to put the pipe down. And she always screaming, hit a pillow, tell her bite down. Every time we link, we be fucking all night long. Look up, fresh out of bed, got the Glock one in the head. He touched 100K, then he got caught by the feds. I know I got some issues, got a couple niggas dead. At my cousin gravesite, where I'm counting all the dead. You could say that I'm lucky, I ain't even break a leg. I slide up on you, but my whip turned into a sled. King Charles had the bike, I was riding on a pen. Questo posto è molto bello per fare foto di parkour o comunque street in genere, perché è molto crudo, molto duro, c'è una luce dura, delle linee dure, e quindi è bello giocare con le ombre in questo posto perché ti porta proprio a fare questa cosa, bellissimo. Ok, questo è il frame che voglio utilizzare, voglio chiedere a Jason di salire lassù. Ok, e userò queste due colonne in primo piano e le due in secondo per creare una sorta di percorso visivo che porti l'occhio verso l'atleta che sta lassù. Ok, sarà anche interessante vedere come Jason riuscirà a salire lì. Vi faccio vedere. L'idea è arrampicarsi da qui, tac, su. E vi faccio anche vedere che cosa c'è al di là di quel muro, che è anche so abbastanza interessante. Il nulla. And then coming back. Cosa? Yeah. Just like a precision jump. Okay, sorry. Stride. I know I got some issues, got a couple niggas dead. At my cousin gravesite where I'm counting all the dead. You could say that I'm lucky, I ain't even break a leg. I slide up on you, but my whip turned into a sled. King Charles had the bike, I was riding on the. Abbiamo deciso di scattare anche una fotografia qui e di sfruttare queste linee convergenti. Quindi Jason farà un bel salto da. Adesso non so, riesco, non ho lo schermo orientabile, quindi non riesco a vedere quello che state vedendo voi. Però salterà da lassù a qua giù. Ok. Andrea's down there with the camera. It's a picture. And the wall as well, it seems really real. Can I go? I'm ready. Are you okay, Andrea? Yeah, no grip. I guess I want to throw the camera to you. I'm ready to catch it. You're ready to catch it? Yeah. Let's hope this works, guys. 3, 2, 1. Yes. You throw it. Yes. 3, 2, 1. Oh, perfect. Yes. Oh, the stick! That was... The stick! That was nice. Nice, man. I was trying to go for the stick, but I didn't really believe that it would work. Let's go. Oh, wow. Oi, this is solid. This is gonna be fun. Hoppa. Actually, can catch this? Ready, catch, wait, catch. 2, 3. Let's go. Wow, this roof is hard. È bellissimo vedere comunque degli atleti che si muovono e sanno quello che fanno. Come avrete potuto capire, siamo su un tetto di un palazzo, in realtà basso, due piani credo, una cosa del genere, 2 o 3 piani, e i ragazzi si stanno divertendo un pochino alle mie spalle, stanno salticchiando, provando qualche cosa. Ci sono dei muretti su questo tetto, è diciamo una location abbastanza famosa a Roma per chi fa parkour. E comunque io le mie foto le ho portate a casa, sono 2 giorni che scatto e devo dire che sono abbastanza soddisfatto. Ho fatto veramente degli scatti interessanti, almeno per me. Ok, io stavo cercando quelle cose e quelle cose ho trovato, quindi devo dire che sono abbastanza soddisfatto. Jason pure mi ha detto: guarda, le tue foto sono bellissime, questa cosa mi ha riempito di gioia. Quindi direi che
ci siamo, il lavoro l'abbiamo portato a casa. Prima di chiudere voglio spendere altre due parole sulla tipologia di scatti che faccio, ok? Mi piace inserire gli atleti all'interno di un contesto, ok? Difficilmente lavoro su close-up, mi capita di farlo, ma comunque dalla foto voglio che si capisca sempre il contesto, cioè cosa circonda l'atleta e dove si trova in quel momento. Non sono un ritrattista puro, ok? Sicuramente. Ok, siamo arrivati alla fine di questo episodio e spero che vi sia stato utile per capire un pochino come lavoro e prendere magari, non lo so, un po' di ispirazione, qualcosa per i vostri lavori. E qui da Roma è tutto, Jason e Giorgio. Thank you, grazie mille. Bye, bye. Bye. Arrivederci. Ciao ciao. Got fresh out of the bag, got the Glock one in the head. He touched 100K, then he got caught by the feds. I know I got some issues, got a couple niggas dead. At my cousin gravesite where I'm counting all the dead. You could say that I'm lucky, I ain't even break a leg. I slide up on you, but my whip turned into a sled. King Charles had the bike, I was riding on the peg. I wasn't born with the chicken, had to start off with an egg. But we made it all right, homes. We just talk about our pain when the mic's on. Like, I wasn't lit my whole life long. Spent summer, fall, winter, spring with the lights off.